Stefano Sottili è il nuovo allenatore dell'Arezzo, primo impatto con Arezzo? Ma sicuramente positivo per la voglia di fare le cose fatte per bene da parte della società, da parte sia del direttore generale che del direttore sportivo, grande sintonia su quello che è comunque l'obiettivo primario anche da parte del presidente, che mi ha espresso questa mattina, che è quello di migliorare tutto quello che è stato la passata stagione. E il migliorare non era riferito solo ed esclusivamente all'aspetto dei risultati sportivi, ma era comunque migliorare anche, riferito anche ai due direttori, tutto quello che concerne la crescita della società. E credo che per un allenatore nuovo arrivare a sentirsi dire questo da parte della proprietà, del presidente, credo sia tanta roba, credo che ci siano le condizioni per poter iniziare nel miglior modo. Che Arezzo sarà quello di Sottili? Ma un Arezzo che abbia la voglia e la personalità di fare la partita, che sia garibaldino e che si alleni bene durante la settimana per poter dare sempre il massimo, essere pronto a dare il massimo in ogni gara. Ecco, vieni da una piazza, no, che per quasi 2 anni è stata appannaggio di un personaggio, insomma, di grande personalità come Capuano. Non so se lo conosci personalmente. Chi è Capuano? Penso lo conoscano tutti. Non mi spaventa assolutamente, anche perché siamo persone tanto diverse. Io il mio percorso, lui ha il suo. Ti posso assicurare che io ho voglia di lavorare, ho voglia di far sì che quello per cui si lavora durante la settimana possa essere messo in campo nelle gare di campionato, del fine settimana. Volevo dire domenicali, ma considerando che qualche volta si gioca di sabato, qualche volta si gioca sarebbe stato sbagliato, quindi nelle gare del fine settimana. Sottili e Sottili, non è Capuano, punto e stop.